benvenuti ad un nuovo appuntamento di estate in Appennino, in compagnia delle guide ambientali escursionistiche della Via dei Monti. Siamo pronti per un trekking adatto anche ai bambini che tocca ai comuni di Montecreto e di Sestola. La partenza è in prossimità del bellissimo Lago della Ninfa. L'itinerario di oggi è lungo circa 8 km con un dislivello di appena 250 metri. La partenza è a monte del Lago della Ninfa, attorno al rifugio del Firenze. L'itinerario attraversa poi il sentiero dei portatori e arriva nel giardino botanico Esperia, gestito dalla sezione CAI di Modena. Il nostro percorso interseca qui il sentiero dei portatori, un sentiero che ricorda l'epoca eroica dei portatori del Cimone. Monte Cimone, con i suoi 2165 metri, è la vetta più alta dell'Appennino settentrionale. Sulla cima si trova una base dell'aeronautica militare che fa servizio meteo, quindi una vera e propria stazione di rilevamento meteorologico, e un centro di ricerche del CNR che si occupa di rilevamenti climatici. Sulla vetta del Monte Cimone c'è uno dei 30 osservatori che in tutto il mondo si occupano dello studio dei cambiamenti climatici. Le strutture della base dell'aeronautica militare che si trova sulla vetta del Monte Cimone risalgono agli anni 30 del Novecento. Oggi il personale della base sale su tramite la strada militare che parte dal Lago della Ninfa e poi tramite l'ascensore che porta in vetta. Fino agli anni 50, quando furono realizzate queste infrastrutture, si saliva però solo a piedi e con gli sci in inverno. I portatori del Cimone erano personale civile che per conto dell'aeronautica faceva i trasporti di materiale da Sestola fino alla base, quindi in spalla portando tutto il materiale che occorreva, compresa l'acqua, in estate a piedi e in inverno con gli sci. La vetta del Monte Cimone ha anche un primato particolare, è il panorama più vasto d'Italia. Dalla sua cima si vede il 40% del territorio nazionale e non è una vetta altissima, però per la sua posizione, non avendo vicino vette di altezze paragonabili, ha un panorama eccezionale, da tutto l'arco alpino a nord fino al Monte Terminillo a sud. Dal giardino Esperia l'itinerario prosegue poi verso il Monte Cervarola, percorrendo un anello che solca in parte la Via dei Monti, che è la strada forestale che dal centro di Montecreto sale fino a Passo del Lupo. E raggiungiamo poi il lago di Rovinella, che è un bellissimo bacino di acqua che contiene una popolazione di tritoni. Primo tratto di cammino e ci accingiamo a fare l'anello del Monte Cervarola, un anello estremamente panoramico che si affaccia sia sulla parte est che sulla parte ovest del nostro Appennino. Dal lago di Rovinella il percorso prosegue poi attraverso il Far West, che è una bellissima e suggestiva conformazione rocciosa che ricorda proprio l'ambientazione selvaggia dei film western. Il Monte Cervarola è caratterizzato da affioramenti molto scenografici delle arenarie del Monte Cervarola. Sono rocce che si sono formate nel periodo miocenico, circa 20 milioni di anni fa, in ambiente marino, e sono caratterizzati dall'alternanza di strati sottili e bancate più spesse. Gli strati più spessi corrispondono a quelli che i geologi chiamano correnti di torbida, e infatti le rocce si chiamano torbiditi, che sono
delle imponenti frane che si verificano in ambiente sottomarino, capaci di mobilitare in poco tempo milioni di metri cubi di materiale, di sabbie, che poi vanno a ridepositarsi e hanno formato in questo antico bacino marino gli strati che oggi vediamo. Abbiamo finito il nostro anello e adesso da qui, dalla località Cervarola, rientriamo verso il lago della Ninfa, dove è partito e dove termina il nostro percorso odierno. Il nostro giro di oggi si è concluso in prossimità del lago della Ninfa. Vi diamo appuntamento ad un prossimo trekking in compagnia delle guide della Via dei Monti. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito internet www.laviadeimonti.com. Ciao!